Elsa Morante, una vita interamente dedicata alla scrittura. Una narrativa fuori da ogni schema, scrittrice, poetessa, saggista tra le più importanti del Novecento. Elsa era una donna estrema. Questo era il suo carattere. Un leone come segno, e lo era nel carattere. Una donna espansiva, di grande forza, di grandi decisioni, di grandi passioni. Una lunga e complessa storia d'amore con Alberto Moravia, amica di Pierpaolo Pasolini e dei maggiori intellettuali del suo tempo. I racconti per ragazzi, le poesie, i suoi romanzi, tra cui Menzogna e Sortilegio, L'isola di Arturo e La storia, sono caratterizzati da un affresco fedele della realtà, seppure in ambientazioni talvolta fiabesche. Aveva una capacità straordinaria di reinventare, di ricostruire, e la sua scrittura è bella per questo. Per cui da dei piccoli borghesi, da persone qualsiasi, tirava fuori dei re, delle regine, dei principi, un mondo fantasioso. C'è anche tutto un esotismo linguistico e pittorico, legati all'ambiente, all'immagine. Ci sapeva giocare con una grazia, un'eleganza, un'intelligenza che sono quello che fanno di lei una delle più grandi scrittrici della nostra letteratura. Un artista a tutto tondo che ha posto al centro della sua poetica la riflessione sul sottoproletariato sociale, la periferia ai ragazzi delle borgate romane, la lotta contro il boom economico. Temi trattati tante volte con l'amico Pasolini nell'indiscusso sodalizio artistico che l'hanno portata a chiedergli di partecipare al film L'Accattone e poi successivamente a curare la scelta musicale delle colonne sonore di Medea e Il Vangelo secondo Matteo, due tra i capolavori pasoliniani. Certamente la Morante rimane un'autrice che penso sia un'autrice di riferimento per una gran parte del cinema italiano. Gli autori e i registi che sono ancora oggi grandi autori e grandi maestri del cinema italiano, sicuramente sui suoi libri, sul suo modo anche di interpretare la vita dell'artista e quale dovesse essere il senso che un artista deve dare alla sua vita, ne hanno tratto sicuramente un modello. Dalle pagine dei suoi libri, il cinema italiano ha tratto spunto per riscrivere la società dei nostri giorni, abitata dai personaggi morantiani che vivono ancora oggi nell'immaginario collettivo. Nel centenario della sua nascita, in una affollatissima sala dell'auditorio della Villa Farnesina di Roma, si ricorda la grande scrittrice attraverso il prestigioso premio letterario Elsa Morante, giunto alla sua 26esima edizione e presieduto da Dacia Maraini insieme a Tiuna Nota Bartolo, direttore del premio. Il legame fortissimo chiaramente con Elsa Morante, con la sua opera, e secondo me i premi di questo tipo hanno un grande valore perché continuano a far parlare l'autore stesso. È un premio che ha la sua età, è nato a Procida come luogo dove era nato uno dei suoi più bei libri, appunto L'isola di Arturo. Poi siamo andati via, siamo emigrati prima a Napoli, poi a Roma, insomma un premio un po' girandolino. Elsa è morta nell'85. Attraverso il premio Elsa Morante si parla di lei ogni anno, attraverso il premio Elsa Morante si citano tutti i suoi libri ogni volta, e ogni volta che c'è il premio c'è un rilancio, per esempio, delle vendite dei libri della Morante. Questo è bello, no? Perché la rende attuale, la rende viva. Una giuria ricca di nomi composta da Roberto Faenza, Vincenzo Colimoro, Paolo Ruffini, Teresa Triscari e David Morante. Siamo molto attenti e litighiamo anche molto tra giurati, ti dirò, prima di arrivare alle scelte definitive. A volte magari, ecco, non hanno proprio la veste tipica accademica, cerchiamo sempre qualcuno che abbia o qualcosa che ricordi la prosa più morantiana o che abbia comunque quello spessore che nutra, capace di nutrire il lettore, capace di farlo crescere, di lasciare delle cose. Un premio che negli anni ha riconosciuto stimate firme della letteratura e saggistica italiana e internazionale. Vincono quest'anno l'ambito premio Elsa Morante Narrativa 2012 Massimo Gramellini con il suo Fai bei sogni e Melania Mazzucco con Limbo. Il premio Elsa Morante per l'impegno civile è andato a Nino Daniele, Antonio Di Florio e Tano Grasso con il loro La Camorra e l'Antiracket. E infine, premio speciale centenario è andato al nipote della scrittrice, Daniele Morante, per L'Amata, lettere di e a Elsa Morante. Intenso il momento della premiazione di Gianna Nannini nella nuova sezione Parole in musica, premiata proprio dalla sorella della scrittrice, Maria Morante.
Ancora una volta, attraverso questo premio, si ricorda quanto la cultura sia viva, aggregante e volano di creatività intellettuale.